questo sistema lo andiamo invece a risolvere col metodo del confronto. Scegliamo una variabile tra la x e la y. Scegliamo ad esempio la x e la ricaviamo. Otteniamo che x è uguale a meno 2 meno y nella prima equazione ed x è uguale a 6 più y nella seconda. Per la proprietà transitiva, meno 2 meno y deve essere uguale a 6 più y. Risolviamo questa equazione nell'incognita y. Otteniamo meno 2y uguale più 8 e dividendo per meno 2, y è uguale a meno 4. Y uguale a meno 4 prende il posto della prima equazione e per comodità ci teniamo la seconda, che sembra più semplice sulla quale poter fare i calcoli. Quindi adesso, siccome y è uguale a meno 4, non ci resta che sostituire meno 4 al posto della y nella seconda equazione. Otteniamo infatti che x è uguale a più 2, avendo trovato i valori di entrambe le incognite, il sistema risulta essere determinato, cioè ammette un'unica soluzione che è la coppia più 2 meno 4. Per l'esercizio numero 14 utilizziamo il metodo di sostituzione. Come vedete mi sono portata avanti, ho scelto la variabile y e la sto isolando, tant'è che ottengo che 2y è uguale a 3x in quanto meno 3x cambia segno quando si sposta al secondo membro. Dovendo poi dividere tutto per 2, otteniamo che y è uguale a 3 mezzi x. Come equazione che vogliamo scegliere come seconda di questo nuovo sistema equivalente, possiamo prendere la seconda equazione, 9x meno 6y uguale a 0, e sostituire 3 mezzi x al posto della y. Dopo la semplificazione, otteniamo 9x meno 9x uguale a 0. Ovvero 0x uguale a 0. Questa è un'identità ed è verificata per qualunque valore reale della x e anche in questo caso quindi il sistema è indeterminato in quanto ammette infinite soluzioni. Qui utilizziamo il metodo di eliminazione o riduzione. Non essendoci una coppia di monomi simili o opposti, dobbiamo scomodare il minimo comune multiplo. Innanzitutto scegliamo i coefficienti di una variabile a scelta, io ho scelto la x, quindi i coefficienti sono meno 6 e 3. Siccome 6 è multiplo di 3, allora il minimo comune multiplo fra 6 e 3 è 6 stesso. Quindi la prima equazione non la tocchiamo e la seconda automaticamente la dobbiamo moltiplicare per 2 per fare in modo che 3x si trasformi in 6x. Se ricordate, in un esercizio precedente noi abbiamo moltiplicato per un numero negativo, qui vogliamo mostrare che comunque non cambia se moltiplichiamo per 2 positivo, cambia solo l'operazione che poi andremo a scegliere con il metodo di eliminazione. Quindi moltiplichiamo tutti i fattori di questa equazione per 2 per ottenere 6x meno 4y uguale 10 e poiché adesso abbiamo due coefficienti che sono opposti, per eliminarli dobbiamo scegliere l'addizione. Quindi addizioniamo tutti i monomi simili di queste due equazioni e scopriamo che al primo membro abbiamo 0x più 0y che è uguale a 11. Attenzione, questa è la prima volta che troviamo un sistema impossibile col metodo di eliminazione. In effetti non è più un'identità verificata perché al primo membro abbiamo 0 e al secondo membro abbiamo 11. Per tale motivo non esiste alcuna coppia, di valori reali per la x e per la y che rendano vera questa uguaglianza e quindi il sistema è impossibile, ciò equivale ad affermare che non ci sono soluzioni reali e dal punto di vista geometrico le due rette non si incontreranno, il che vuol dire che sono parallele, non ci sono punti di intersezione. Qui andiamo a utilizzare il metodo di eliminazione o riduzione, abbiamo già due coefficienti che sono opposti, infatti se scegliamo la variabile x i coefficienti sono meno 1 ed 1. Non dovendo calcolare nessun minimo comune multiplo, procediamo direttamente con il passaggio successivo del metodo di eliminazione. Per togliere due coefficienti opposti li dobbiamo per forza sommare, quindi facciamo un'addizione tra tutti i monomi simili di tutte e due le equazioni e otteniamo meno x più x che fa 0x, meno y più y che fa 0y e al secondo membro abbiamo una quantità diversa da 0, tant'è che esce 3 mezzi. Quindi abbiamo che al primo membro c'è 0 e al secondo membro 3 mezzi. Ancora una volta abbiamo ottenuto un'identità che non viene verificata e quindi il sistema è impossibile, ovvero non ammette alcuna soluzione reale. Esercizio numero 17 lo risolviamo col metodo di Cramer. Attenzione, qui mi sono già portata avanti,
Poiché ci sono dei coefficienti frazionari, dobbiamo calcolare il minimo comune multiplo e togliere i denominatori. Nella prima equazione il minimo comune multiplo, essendo unico, è 6, quindi 6 diviso 1 per 5x fa 30x, 6 diviso 1 per meno 7y fa meno 42y e 6 diviso 6 fa 1. Sotto il minimo comune multiplo è 15, che è multiplo sia di 3 che di 5. 15 diviso 3 fa 5 per 4x 20x meno 15 diviso 5 fa 3 per 3y meno 9y uguale a 7 quindicesimi. Poi possiamo moltiplicare a sinistra e a destra dell'uguale per 6 nella prima equazione e per 15 nella seconda per togliere i denominatori. Così otteniamo un sistema di equazioni lineari a coefficienti interi. Riscriviamo il nostro sistema andando ad evidenziare quelli che sono i coefficienti davanti alla variabile x, davanti alla y e i termini noti. E adesso costruiamo le tre matrici. Ora ne calcoliamo i determinanti. Il determinante della prima è pari a 570. Essendo diverso da 0, vuol dire che il sistema è determinato, ammetterà un'unica soluzione, che è una coppia XY. Il determinante di con X è uguale a 285 e il determinante di con Y è uguale a 190. La X la otteniamo dal rapporto di con X fratto D e la Y col rapporto di con Y fratto D. Andiamo quindi a sostituire con i numeri. E semplificando x sarà uguale a un mezzo ed y uguale a un terzo. Il sistema, come avevamo previsto, è determinato e la soluzione è la coppia più un mezzo più un terzo. Andiamo all'esercizio numero 18 e lo risolviamo col metodo di sostituzione. In questo caso le equazioni devono essere riportate in forma normale. Ci sono alcuni calcoli che dovremmo fare. E quindi che cosa si fa? Quando un sistema è dato da due equazioni che sono un po' lunghette, si preferisce lavorare prima su una e poi su un'altra. Quindi possiamo scrivere: considero la prima equazione e la semplifico. Vado quindi a togliere le parentesi, poiché questo segno meno va a cambiare i segni sia di y che di meno x. Poi faccio il minimo comune multiplo. Quindi 3 diviso 3 fa 1, quindi riscrivo 3x meno 2y, 3 diviso 1 fa 3 per meno y meno 3y e 3 diviso 1 fa 3 per x più 3x. A questo punto posso moltiplicare il primo e il secondo membro per 3 per togliere il denominatore. Mi rimane l'equazione 3x meno 2y meno 3y più 3x uguale 0. La sistemo e ottengo 6x meno 5y uguale a 0. Questa andrà a sostituire la prima equazione del sistema. Andiamo adesso a considerare la seconda equazione e fare lo stesso procedimento. Andiamo a calcolare il minimo comune multiplo che è 6. 6 diviso 1 fa 6 per 2x 12x più 6 diviso 2 fa 3 per 1y 3y meno 6 diviso 1 fa 6 per 3 18 uguale 6 diviso 3 fa 2 che va moltiplicato sia per 7x che per meno 5 e otteniamo 14x meno 10. Moltiplicando primo e secondo membro per 6 togliamo i denominatori e ci restano solo i numeratori eguagliati fra loro. Togliamo i monomi con la x al primo membro e i termini noti a destra. Semplifichiamo e otteniamo meno 2x più 3y uguale a più 8. Finalmente possiamo procedere con la sostituzione e qui dobbiamo scegliere una variabile tra la x e la y e l'equazione dalla quale ricavarla. Scegliamo la prima equazione e la variabile è la x, quindi ricaviamo 6x uguale a più 5y e dividendo per 6 x è uguale a più 5 sesti y. Questa quantità la andiamo a sostituire al posto della x nella seconda equazione. Meno 2 per 5 sesti y più 3y uguale a più 8. Semplifichiamo. E otteniamo meno 5 terzi y più 3y uguale a più 8. Qui dobbiamo svolgere i calcoli, quindi fare il minimo comune multiplo. Lo cancelliamo e otteniamo meno 5y più 9y uguale a più 24, cioè più 4y uguale a più 24. Se dividiamo per 4, otteniamo che y è uguale a 6. Ora che sappiamo che y è uguale a 6, prendiamo questo numero e lo sostituiamo alla y della prima equazione. Ma qui è facile perché otteniamo 5 sesti per 6, che quindi si può semplificare e ci porta ad x uguale a 5. Il sistema è determinato e la soluzione è la coppia più 5 più 6. Per l'esercizio numero 19 andiamo a utilizzare il metodo del confronto.
Ricordo che esso consiste nello scegliere una variabile tra la x e la y, isolarla da entrambe le equazioni ed eguagliare le espressioni. Andiamo dunque a isolare la x nella prima equazione. Abbiamo meno 3x uguale a meno y più 1. Per comodità cambio i segni a tutti i monomi, moltiplicando per meno 1 primo e secondo membro. Ottengo più 3x uguale a più y meno 1. E adesso, siccome voglio solo la x e questo 3 mi è da ostacolo, divido tutto per 3 e trovo che x è uguale a un terzo y meno un terzo. Per quanto riguarda la seconda equazione, come avrete notato, nel secondo sistema l'ho dovuta inserire, anche perché scrivere un sistema con una sola equazione non avrebbe senso. Ora, considerata questa seconda equazione, vado a portare meno un terzo y al secondo membro. E quindi ottengo che x è uguale a più un terzo y meno un terzo. Vedete adesso che le due equazioni sono identiche. Dovremmo pervenire a un sistema indeterminato quando è così. Però in ogni caso dobbiamo terminare l'esercizio, per cui applichiamo il metodo del confronto e andiamo a confrontare le due espressioni. Le due espressioni sono uguali. Abbiamo 0y uguale a 0, appunto avevamo un'identità, l'avevamo detto, e questa identità è verificata per qualunque valore reale della y. Di conseguenza il sistema è indeterminato e ammette infinite soluzioni. Esercizio numero 20, lo vogliamo ancora risolvere col metodo del confronto. Come vedete, la seconda equazione è sistemata a coefficienti interi, ma la prima deve essere un attimino sistemata calcolando il minimo comune multiplo fra 2 e 5 che è 10. Togliamo il minimo comune multiplo sempre utilizzando il secondo principio di equivalenza, quindi moltiplicando primo e secondo membro per 10, e otteniamo 5x più 30y uguale a 6. Ora, dobbiamo scegliere una variabile da isolare. Nel mio caso ho voluto scegliere la x, quindi dalla prima ho 5x uguale a 6 meno 30y. E sotto mi porto avanti e già isolo la x che è uguale a 2 più 5y. Poi, tornando alla prima equazione, divido tutto per 5, sicché ottengo che x è uguale a 6 quinti meno 30 quinti y, ma 30 quinti si può semplificare. Quindi abbiamo 6 quinti meno 6y, in quanto 30 diviso 5 fa 6, uguale a 2 più 5y. È un'equazione di primo grado nella variabile y, posso già portare più 5y al primo membro, ma essendoci questo denominatore che funge da ostacolo, andiamo un attimo a calcolare il minimo comune multiplo. Togliamo il denominatore e otteniamo che 6 meno 30y uguale a 10 più 25y, più 25y si sposta a sinistra dell'uguale e 6 al secondo membro. Effettuando i calcoli otteniamo meno 55y uguale a 4, da cui y è uguale a meno 4 55esimi. Poi come seconda equazione scegliamo la seconda, x uguale a 2 più 5y, e al posto della y andiamo a sostituire meno 4 55esimi. Semplifichiamo e otteniamo che x è uguale a 2 meno 4 undicesimi, che può essere ulteriormente semplificato. Infatti, svolgendo i calcoli, otteniamo che x è uguale a 18 undicesimi. Il sistema è determinato e la soluzione è 18 undicesimi meno 4 cinquantacinquesimi. Per l'esercizio numero 21 andiamo a utilizzare il metodo di sostituzione e siccome la y ha coefficiente 1 sia sopra che sotto, ci conviene isolare la y. Abbiamo quindi che y è uguale a 19 meno 3 mezzi x e sotto ricopiamo l'equazione. Poi, siccome y vale 19 meno 3 mezzi x, ci conviene andare a sostituire questa quantità al posto della y nella seconda equazione. Abbiamo quindi 4 terzi x più 19 meno 3 mezzi x uguale 17. A questo punto, siccome la seconda equazione è un po' lunghetta, ci conviene considerarla a parte e semplificarla. Calcoliamo il minimo comune multiplo, lo togliamo dopo aver calcolato i numeratori. Portiamo i monomi con la x al primo membro e i termini noti a destra dell'uguale, otteniamo che meno x è uguale a meno 12. Possiamo cambiare i segni e otteniamo che x è uguale a più 12. A questo punto 12 va sostituito al posto della x nella prima equazione. Semplifichiamo
e otteniamo che y è uguale a 19 meno 18, in quanto 12 diviso 2 fa 6 e 6 per 3 è 18. 19 meno 18 fa 1. Quindi anche in questo caso il sistema è determinato e la soluzione è la coppia più 12 più 1. Per l'esercizio numero 22 andiamo invece a utilizzare il metodo del confronto. Isoliamo una variabile sia sopra che sotto ed eguagliamo le espressioni. Prima di isolare, vediamo di semplificare la seconda equazione calcolando il minimo comune multiplo, anche se in questo caso il numero è solo 1 ed è 6. Dopo aver effettuato un po' di calcoletti, otteniamo che la seconda equazione si trasforma in una equivalente che è 6x meno 2y uguale a 7. Ora isoliamo per esempio la x, quindi 3x uguale a meno 4 più y. E sotto intanto, se isolo la x, ottengo 6x uguale a 7 più 2y, sopra divido per 3 e sotto divido per 6. A questo punto eguaglio le espressioni, calcolo il minimo comune multiplo e ottengo un'equazione di primo grado nell'incognita y che vado a calcolare. Dopo opportuni calcoli, trovo che 0y è uguale a 15. Siccome 0 è uguale a 15, non è un'identità verificata, allora vuol dire che il sistema è impossibile, cioè non esiste alcun valore della y né della x affinché 0y sia uguale a 15, tant'è che 0 per y fa 0.